vision on the Tooling Country Road. Lord, I pray, let them be saved. E Gioia è il mio personaggio ricorrente, l'ho scoperto al secondo romanzo, ma già ero sicura che non se ne sarebbe andata e credo che non se ne sia ancora andata. È una giornalista culturale freelance, una scrittrice che è all'inizio del suo percorso, è una donna per bene soprattutto e credo che in Italia ne abbiamo bisogno. È un'Italia sull'orlo del baratro perché in tutti i miei libri c'è sempre la speranza, quindi dire sull'orlo del baratro significa darle una chance di riprendersi e credo che la via per risollevarsi dalla crisi sia la cultura. Uno dei messaggi di questo libro è: ricordiamoci che siamo un paese ricco di cultura anche al sud, c'è un sud inedito da questo punto di vista, il sud dei musei, degli artisti. Ripartiamo da lì se vogliamo risollevarci, ma davvero, non con gli slogan. Praticamente scegli di vivere da precario, rinunci a qualsiasi tipo di paracadute, di sicurezze, di protezioni economiche, mentali, ti butti nella mischia, quindi come un pugile. Gioia è una freelance, che vuol dire precaria, vuol dire non sapere quanto guadagnerai, chi ti farà lavorare, in che modo. E Guido invece è un artista in una situazione, se vuoi, di precarietà minore, perché viene da un altro ceto sociale, figlio di un artista famoso ed è lui stesso molto affermato. Invece Gioia credo rappresenti tante persone al di là dell'età, perché ora ci sono anche i cinquantenni che perdono il lavoro, che devono affrontare la vita giorno dopo giorno, ma non per questo senza rinunciare ai sogni e a puntare in alto. Si può essere felici anche nella precarietà, anzi forse ne abbiamo ancora più diritto. Sì, la mia teoria, purtroppo mai smentita, è che la precarietà professionale sia diventata una precarietà sentimentale. Quindi siamo partiti da non avere un contratto, da non avere il buono pasto, che non so neanche come sia fatto, e siamo arrivati a non sapere neanche il nome della persona che abbiamo accanto, o forse a non conoscere la sua reale natura, perché un mondo di chat virtuali, di rimorchi online, di poligamia, se vuoi, legalizzata anche nel mondo occidentale. E Gioia, che pure fa parte del gioco, se c'è da giocare gioca, però si inizia anche a interrogare su dove ci porti questo modo di vivere, con delle risposte e delle soluzioni che scopriremo nel corso del romanzo. Una delle conclusioni di Gioia è che gli amici famosi con benefici, friends with benefits, siano una grandissima fregatura. Sì, diciamo che il passato coincide spesso con la giovinezza, con la parte più fresca della nostra vita, quindi forse ci arrabbiavamo, ma ci passava prima, eravamo più agguerriti. Viene un momento nella vita in cui sarebbe bello raccogliere i propri frutti, quindi quello che mi piacerebbe fosse possibile, che auguro a tutti i lettori, è che venga un momento della loro vita in cui possano raccogliere i frutti di quello che hanno seminato. I sogni non costano niente, sono il motivo per cui ci svegliamo, per cui siamo qui io e te in questo festival che è Writers a Milano di un sabato pomeriggio piovoso. Piove sul nostro romanticismo, però continueremo a crederci sempre. Io quello che consiglio è di puntare sempre in alto e di crederci, perché c'è il rischio che i sogni si avverino. Hai detto una cosa bellissima, il tema più discusso dal Medioevo a oggi, e allora io aggiungo, se se ne discute tanto vuol dire che non l'abbiamo ancora capito questo argomento. Quando ho consegnato il libro nella sua fase quasi finale, il mio editore ha tirato fuori una poesia di Wisława Szymborska, premio Nobel, che si chiama Amore a prima vista e che vi invito a leggere, e che è praticamente la trama del mio romanzo. Io non lo sapevo, e quindi se se ne occupa un premio Nobel o se se ne occupano artisti nella musica, ultimamente Pop-Up di Luca Carboni, è tutto sul tema sentimentale e relazionale, vuol dire che dobbiamo ancora forse capire molte cose.
Per innamorarsi si dice innamorati pazzi, secondo me bisogna essere folli, però è un genere di follia che auguro a tutti di praticare tutti i giorni della loro vita. Innamorarsi cosa significa? L'accezione più bella è l'amore con la maiuscola, ma come raccontavo anche nel mio primo libro e come credo abbiamo sperimentato tutti, purtroppo non sempre esiste l'amore ideale, anzi nei giorni del Family Day io dico che non esiste la famiglia del Mulino Bianco, la società cambia, cambiano le coppie, cambiano i modi di essere innamorati, allora io auguro di innamorarsi sempre ogni giorno di qualcosa, di qualcuno, di un progetto, di un'idea, di un'amicizia, c'è una forte amicizia femminile, una solidarietà, una fedeltà nei rapporti, costruire nel tempo, cioè smetterla di considerare i sentimenti e le relazioni tipo un hamburger di un fast food che poi sappiamo fa malissimo, quindi ricominciare a costruire, e se questo poi tu vuoi chiamarlo amore va bene, ma può essere anche solo empatia, partecipazione, compassione, c'è un mondo in cui non ti passano sopra come un carro armato, nei miei libri vincono sempre i buoni, il gioco qual è? Capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Sai che il decalogo funziona e ora il libro è uscito da un po', posso assicurarlo, avevo paura di essere ricoperta da lettere, non funziona. Il decalogo funziona, forse ancora un po' meno per l'autrice, ma ci stiamo lavorando. Io credo che la regola principale sia dirsi tutto chiaramente, le cose belle e le cose meno belle, perché i rapporti si incrinano quando nascono equivoci, bugie. E una seconda regola, le aspettative, non bisognerebbe mai avere. E oppure farle coincidere. Sì, guarda, quando è un tema autobiografico, come gran parte delle storie che racconto, quando tu sei nella tempesta, ho parlato anche con esperti per avere conferma che sia così, tu non capisci più niente, cioè le soluzioni facili e la possiamo svelare come togliere il cognome dal citofono, cambiare casa, che comunque è molto pesante, io l'ho appena fatto emotivamente, fisicamente, ti sfuggono, tu non capisci più niente. Allora anche lì suggerimenti, chiedere aiuto a qualcuno di fidato e poi non avere paura, perché io credo che soccomberanno i violenti. Non quelli che lo subiscono, però bisogna, come ci insegna la cronaca recente, difendersi. Se c'è una situazione simile, non puoi prenderla alla leggera. Cioè, lo stalking non è qualcosa come il messaggino in più su Facebook, è molto più invadente. Allora, se tu hai il sospetto che possa essere pericoloso, chiedere aiuto. Ci sono le Ollus, ci sono le amiche, nel libro a un certo punto salta fuori un avvocato, chiedere aiuto, da sole non ce la si fa, almeno la mia esperienza è questa. Tu cosa vuoi? Grazie a tutti. On the tooling country road, Lord, I pray, let them be saved.